la Guardia Costiera americana ha sospeso le ricerche del 35enne brasiliano, caduto in mare venerdì notte e dichiarato ora deceduto. Il passeggero, forse ubriaco, è caduto in acqua dalla mega nave da crociera Oasis of the Seas di Royal Caribbean. L'incidente è successo all'1 di notte di venerdì a circa 27 miglia da Turks e Caicos, nei Caraibi.